Ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su PES 2020 per provare una cosa nuova. Naturalmente qua sarà un video, qua sarà un pollice su, un bel commento, un bel mi piace. Sembro un bambino praticamente, come se non avessi mai giocato a PES. Perché in pratica è vero che è un gioco di calcio, però sto provando cose nuove. Vi faccio un esempio, oggi siamo qui su MyClub, che poi lo sapete meglio di me, sarebbe come se fosse il foot in FIFA, ma non l'ho mai provato, mai, perché in pratica quando giocavo a PES ancora non esisteva il MyClub, quindi pensate voi a quanti anni sto parlando, quindi per me è novità. Quindi iniziamo, perché sono curioso di vedere, di mettermi più che altro sempre alla prova, perché lo sapete benissimo che con FIFA in seconda divisione, con una squadretta, ci siamo arrivati. Mentre invece con PES, non lo so, perché già avete visto ieri, mamma mia, abbiamo beccato mazzate proprio con la pala. Vabbè, aggiornamento live, condizione, giocatori in forma. Vabbè, questo poi magari me lo studio con calma per cercare di capire. Ti offre una piattaforma per costruire il club dei tuoi sogni mentre affronti rivali da ogni angolo del mondo. Vabbè. E ora è il momento di configurare adeguatamente il tuo club. Inizia impostando la tua sede sociale. Questa verrà visualizzata durante il matchmaking. Quindi noi siamo in Europa. Magari tendenzialmente, chissà se questa cosa poi conviene farla. Cioè, nel senso, io metterò Italia, però forse molti metteranno altri paesi. Non lo so. Sede sociale Agrigento, addirittura si vuole sapere anche la città. Porca miseria. Beh, per chi non lo sapesse, viviamo a Napoli. Ora selezioniamo il club che servirà da schema base per la tua squadra. Potrai usare lo stemma e la divisa della squadra che sceglierai. Sì. Allora, personalmente non voglio scegliere. Questa è bellina, Premier League russa, Russian Premier League, mi piace questa. Vado molto Arsenal 2, questa è bella. I russi fanno sempre gli stemmi che sono qualcosa di spettacolare. Tipo per esempio questo è bellissimo, mi piace anche questa, quindi prendiamo questa. No, le abbreviazioni magari le cambiamo e ci chiamiamo Mag. Ok, nome squadra. Se ci chiamiamo Team, no, piccolo, perché non siamo aristocratici. Team De Magnus. Quest'anno va così. Nome squadra in telecronaca. Vabbè, facciamo predefinito. Tanto non credo che si potrà cambiare. Beh, ora selezioniamo un allenatore per la squadra. Addirittura allenatore Sabatini. Ah. Ah, però in base a quello che scegliamo ci dice anche la formazione. Ma penso si potrà cambiare. Perché soltanto questi posso cambiare? Cioè, assumo nuovi allenatori solo questi. Fischer, Aramburu, Sabatini, Fischer, Roldan. Mi piace Aramburu. 4-3. Aspetta però, abilità gestionale 650, adattabile 65, no, tutti uguali, ok. Pensavo fossero più punti. Nazionalità spagnola, vabbè, tutto pensavo tranne che eri spagnolo, ti dico qua la verità, va bene, lo schema ci potrebbe. Prima devi rafforzare il tuo club, puoi ingaggiare un giocatore di talento in prestito, perciò procedi e seleziona il giocatore da ingaggiare in prestito. Però Aguero, Hazard, Mandžukić, Sergio Ramos, Lewandowski, De Bruyne, Salah, Modric, Busquets, Sterling, Silva, Kanté, Bernardo Silva. Bernardo Silva, se non è Bernardo Silva è uno di quelli più, vabbè, Pjanic, più raccomandati. Jordi Alba, Dybala. Io mi piglio Hazard, però Hazard è un esterno. 4-3, 4-3 andrebbe bene però. Pigliamo Hazard, dai, non fa niente. Sì, sarà ingaggiato in prestito da un contratto per 4 partite. Vabbè, quindi 4 partite a robetta. La formazione della tua squadra è stata decisa. Dai un'occhiata allo schieramento. Membri My Club: Eriksson, mamma, 63. Granville,
Geyser, Drissen, Bordas, Vasili, Schipper, Major, Hervey, Olivares, Etic, Goyos, Soric, Manas e Bray. Ma chi sono? Cioè, non conosco. Oh no, ah no, ma tu non hai Hazard, giustamente. Parada, ma Lavernia, Bassano. Mamma mia, ma chi sono? Io sono sconosciuti praticamente, sì. De Pablo? Vabbè, quindi in ordine era così. Tutti i campioni praticamente. Vabbè, il club è stato registrato. Sei pronto per partire? In My Club la chiave del successo è ottenere. Ah, vedi, GP giocando partite e partecipando a convenzioni. Quindi usali per ingaggiare i migliori giocatori e allenatori. Ah, ok. Perciò ci ha dato quell'allenatorino là. Ok, è giunto il momento di provare un po' di meccaniche essenziali. Gestione squadra. Ok. Ok, vabbè. Elenco bersagli, conferma. Gli attributi di usare corrispondono a quello di allenatore. Vabbè, sì, ho capito, ma non ho capito. Va bene, ok. Cambia visuale. Ah, ok. Questa è una lista di giocatori potenziali ingaggiabili. Non sarà possibile ottenere giocatori che appaiono in grigio. I giocatori con un'icona al lato sono quelli che già possiedi. Ok. Ma quindi l'ho usato sto cavolo. Usa la gente. I giocatori che ingaggi attraverso questa gente saranno di livello 1. Vuoi davvero? Sì. Proviamo, dai. Abbiamo ricevuto 800 punti. Quindi mo che funziona? Che ci dai i calciatori, no? Bella sta palla. Ma no, però vabbè, fa niente. Koscielny, che è un difensore centrale, è al primo se non mi sbaglio, eh. Rarità oro, 2000 punti, vabbè. Opzione agente, aumenta abilità, hai ricevuto un oggetto che... Vabbè, hai ingaggiato un giocatore attorno a cui poter costruire l'intera squadra. Ok, quindi in pratica erano quelli della lista. Mi avrebbe fatto molto più piacere beccare Nainggolan. Vabbè, fa niente. Ora vediamo come puoi usare un osservatore per procurarti un giocatore. Seleziona osservatore dalla scheda contratto al menu. Ingaggia giocatore. Scarso. Vabbè. Giustamente. Trattativa impeccabile. E vorrei pure vedere. Un 64. Vabbè, non lo conosco, è sudafricano, tutto rispetto per il Sudafrica, ma non lo conosco, sì, numero uno, spero per te, eh. Sirelling magari potrebbe essere tipo Sterling, ma non lo è sicuramente. Fallo di faccia, se riduce il campo del giocatore disponibile a un solo candidato, lo aggiungerai sicuramente alla tua squadra, ma anche no. Casa aste, elenco delle aste attuali. Credi di avere tutte le informazioni necessarie per ingaggiare il tuo obiettivo? Dopo che avrai testato un giocatore, puoi utilizzare un preparatore per svilupparlo. Allenare i giocatori aiuterà a migliorare la forza generale della tua squadra e di conseguenza le tue probabilità di vittoria a partite. Ah. Infine, ecco introduce la categoria di partite in My Club. In sfide di oggi puoi giocare in una varietà di coppe. Avrai la possibilità di partecipare in competizione a tempo limitato e vincere diversi premi. Assicurati di controllare i prossimi eventi quando effettui l'accesso. Va bene. Partite classificate, vabbè. My Club Cup. Vabbè, quindi qua è tutto abbastanza uguale. Abbiamo un po' tagliato. Bonus giornaliero. Diciamo che forse apparentemente rispetto a FIFA apparentemente sono un po' più generosi. Poi vediamo, perché magari poi... Posto in arrivo? Agente speciale a livello. Contatto prestito 10 partite con Messi. Contatto questo già 10 partite per Ronaldinho. Porca miseria, peccato 10 partite. E noi che ci preoccupavamo per Hazard 4 partite. 4 partite credo, eh. Abbiamo riscosso il regalo. Me lo prendo, tanto capirai. Fa un po' impressione con quella maglia, eh. Veramente molto impressione. E sinceramente ci riscattiamo pure a Ronaldinho.
Mamma mia. Pure con la barba vecchia. Non so sinceramente come giocheremo, però 10 partite si possono anche fare. Allora, mi sono spostato dall'altra parte perché in pratica non avevamo giocatori dalla lista, perché non c'era manco più Ronaldinho, non c'era neanche. Dove stai? Ah, eccolo qua. Però in pratica penso che mi abbassi la media perché credo che faccia parte sempre per la questione della nazionalità, però lo mettiamo lo stesso, anche se magari abbassa un po' perché comunque è un 84, dai, facciamo giocare. Forse non c'ha intesa, no? Non so perché. Se andiamo su menu giocatore, magari ce lo possiamo vendere, becchiamo altro. Perché per esempio tipo Ronaldinho, anche se mettiamo, continua a scendere il valore. Quindi che facciamo? Giochiamo con Messi e Hazard? Magari ci conserviamo un pochettino Ronaldinho. Vabbè, dai, facciamo una partita, dai, vediamo come giochiamo. Partita classificata, gioca una partita contro un'altra, una competitiva. Partita classificata, guida la tua squadra dalla panchina senza controllare direttamente i giocatori, gli assist tattiche. No, contro. Ma anche la partita amichevole, no. Che ci facciamo? Una partita classificata? Ma sì, dai! Con colore delle maglie dovrebbe essere valutazione di vario, leggero, utente di pari livello, equilibrato, matchmaking senza eliminazione. Vai! Mi sta aumentando la valutazione, il che mi preoccupa. Continua ad aumentare, il che mi preoccupa ancora di più. Sì, Ci sono due ok. giocatori in campo Battiamo completamente noi. Speriamo impraticabili per tutto lo svolgimento della partita. Nel frattempo abbiamo un che pauroso contenuto. non Direi sia che tanto potremmo forte come al utilizzare le solito, formazioni per giocare come si in deve. maniera tale da poter Quindi gestire bene la sicuramente nostra abbiamo partita. un'idea di come giocare calcio, non pallanuoto. Sì. Ok. E questa è una struttura a dir poco superlativa. Una cornice perfetta per proteggere il Già vedo possesso. con piacere che abbiamo fatto un paio di passaggi bruttissimi. Che bel passaggio. Sconvolto subito, primi tocchi di gioco. Bello, bello, bello. Quello è difensore forte, secondo voi? No, Qual è spero di il no. giocatore chiave di questa partita? Stai scherzando? Devo rispondere. E la palla entra, un gol clamoroso! E avevo spazzato, Può succedere, eh? Però un regalo così non eh. andrebbe Però ci ha fatto. regalato 600 punti. Bravo, questo era il nuovo acquisto, se non mi sbaglio, eh. Fa molto piacere. Guardate qua che rinvio che mi ha fatto, bello proprio, bello, eh. Guarda lì, anticipa e butta dentro, bravo. Ok, l'avevi anche presa, fantastico, come al solito, tutti quanti sulla palla. Bello. Pallone in mezzo, gran colpo di testa. Mamma mia, raga. Difficile. Vabbè, dai. Io rido perché poi non vi preoccupate che miglioreremo, Questa è un'azione perché non è fantastica. possibile. D'altronde conosciamo Quando bene vedo, questa cioè, cornice, vedere quindi questi andiamo errori. avanti. La butta in mezzo e va a colpire di testa. Ma non saltano, non ho capito. Insuperabile Vabbè. rigore. E anche qui, Mi stiamo intanto Messi giocando prova a ma rimettere la male e palla in poco campo, ma non dovrà praticamente. niente. Vediamo un Si è po' se riusciamo. indicato una direzione Ma precisa di che? Cioè, movimento. guardate, boh. Bisogna riordinare le idee per ritrovare Se la concentrazione passi. e disciplina. Messi, bella Vabbè. Almeno un tiro l'abbiamo fatto, parata. Non ha sbagliato nulla. eh. Ho capito All'esterno ha anche. mantenuto la calma e ha reagito. Metto sul primo palo lenta, e che fai? È fallo, La mette no? in avanti. Manna. Che tutti in contropiede! Raga, tutti in contropiede, non c'è nessuno. Allora, sto ragazzo. È riuscito a passare alla peggio nello scontro di forza. Mannaggia, vabbè. Manas. Ok. Mamma mia, Addirittura che pensavo fosse quanto quasi andato. tempo per fare un passaggio. E vai. Parada. Ma che fa? Wow. Ah, ora ho capito perché me l'ha tolto. Palla Mannaggia. fuori linea, gioco fermo. Comunque c'è una differenza a volte con dei giocatori che sono impressionanti. Vai, vai, vai. Mamma mia. Un disastro. Un disastro. Mamma mia. Era Cioè, gol. è completamente, vi dico la verità, per Palla uno che fuori. viene. E vai. Per uno che viene da FIFA è completamente un altro gioco proprio. È un altro gioco proprio, raga, è un po' un altro Posizione gioco. Cioè io decisamente non mi ci trovo proprio. Ok. contrasto E dai, regolare. sto andando in contropiede ormai. Cioè, manco il Un'altra occasione vantaggio. persa per il pareggio. Questo è un classico esempio di mancanza di lucidità, vedi Fabio? Sì, vabbè, Questa però. Ma doveva essere comunque i rigore. giocatori sono completamente per terra, raga. Per terra.
Mamma, che palla. Ok, dai. Dai, portatelo sto giocatore. Mamma. Prova a spingere sulla corsia di sinistra. Goyos. Grande prova di forza. E che prova di forza. E vai. L'hai quasi presa. Che? E vai. Mamma mia. Vai, vai. Parada. Ok. Vai, vai, vai. E come la dobbiamo sfruttare sta situazione? Ok. Ah, pensavo che se me ne andavo di là non me la toglieva. Ma tutti quanti avanti state, tutti qua. Porti. Porti non esce. Ma tutti avanti. Mamma mia, ok. Dobbiamo imparare parecchie cose. Secondo te lo riusciamo a fare un gol? Se ne va. Fallo. Se è rigore, non so battere il rigore. Vada Ronaldinho. Erbe a rigore. Mamma Ronaldinho. Vediamo se riesce a superare il portiere. E come si tira il rigore? Così? Forte, fortissimo tirato secondo me. Ma infatti è abituato a FIFA, raga, abituato a FIFA, è normale fare questi errori. Dammi sta palla, forza, andiamo a fare sto gol. E vai, almeno un gol abbiamo fatto. Stavo quasi iniziando a pensare. Che gol, dai. Oh, Ronaldinho, rigore e assist, è entrato. Allora, diciamoci la verità, questo non è forte, però, mamma mia. Noi siamo scarsissimi. Ok. Mostrano un buon controllo del gioco. Dai, che buona, dai, che buona. Ecco il cross. E questo è azzardo, eh. E meno male che ha fatto sto cross e l'ha fatto lui, eh. Sì, fermati, fermati. Vabbè, dai. No, che gli fa il cross? Oh, porca. A me non spazza spazi. C'è parecchio da capire, perché personalmente, secondo me, dobbiamo ancora capire proprio la dinamica di alcuni scontri, perché è diverso. Non so se magari è una questione di velocità di gioco, è una questione di meccanica, però ancora devo rientrare nel meccanismo di PES. Però pian piano, secondo me, riusciremo a salire. Ah, ma voi salite anche? Che dovete salire? Cioè, ma, ah, solo Bassano è salito. Vabbè, contento Bassano. Ma chi è sto Bassano? Dribbling 75 di centrocampista centrale. Mamma mia, addirittura. Più 60, noi siamo scesi meno 40. Vabbè, pazienza ragazzi, che dobbiamo fare? Risultati della sconfitta. Ah, ci dai anche i soldi, meno male. Posizione registrata di C, specifico giocatore, posizione registrata di C, vabbè. Preparatore aspetto pensiale. Vabbè. Diciamo che dobbiamo studiare e anche parecchio. Vabbè, io penso che questa parte la terminiamo qui. Naturalmente qua sotto il video, qua sotto il zoom, per commento mi piace. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, consigli, tanti consigli.